Buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da Rete Informatica Lavoro, il portale del lavoro specializzato per il settore IT. Sono Maria Luce Villa, brand manager di Rete, e sono già in compagnia di Massimo Mazzone, tecnico professionista, istruttore informatico e relatore di questa sera. Ciao Massimo Ciao e Maria Luce, ciao a buonasera. tutti. Buonasera e ciao a chi ci scrive già in chat, quindi significa che ci sentono, ci vedono le nostre Buonasera a prove tutti. tecniche. Buonasera. Allora, abbiamo conosciuto Massimo in un precedente webinar dedicato alla vita del tecnico informatico che vi invito a rivedere sul nostro canale YouTube. Stasera invece faremo una chiacchierata su Android e iOS. Guardando i commenti, stavamo parlando prima con Massimo sui nostri canali social. Ovviamente mondi divisi, Android, iOS, e ti dirò, molti propendevano su Android. Vediamo stasera se cosa ne pensi tu e se ci farei Vediamo cambiare che cosa succede, vediamo se il mio modo di ragionare, studiato e comunque vissuto, perché ho avuto a che fare con questi due mondi da tanti anni, vediamo un po' se il mio giudizio, il mio modo di vedere le cose, alla fine può far cambiare idea, oppure può far innervosire qualcuno e dire no, è come dico io, punto. Tutto può Ok, essere. perfetto. Bene, come sempre, le regole del webinar alla fine della parte teorica di Massimo condivideremo le domande, quindi cercheremo di dare una risposta alle vostre curiosità. Io lascio la parola a te, quindi per supporto e altre informazioni sono sempre a disposizione in chat. Grazie mille e buon webinar. Ciao Massimo. Grazie Maria Luce. Allora dopo. Perfetto. Allora iniziamo subito col dire che i due mondi, Android e iOS, non sono proprio, come dire, uguali, è ovvio, no? Già chi li comanda sono due colossi informatici, niente poco di meno che Google da una parte e Apple dall'altra parte. Vediamo adesso, io ho preparato un PowerPoint per andare a descrivere, diciamo, nel meglio delle mie possibilità, questi due mondi. Allora, andiamo a prendere la nostra slide e la condividiamo. Ok, spero si veda. Sì. Perfetto. Oh, datemi solo un attimo che voglio sistemarla per bene per fare in modo di avere tutto sotto mano. Ecco qua. Adesso si dovrebbe vedere a tutto schermo. Al Prima, momento no? no. Allora, io lo vedo a tutto schermo. Voi vedete l'immagine Android contro iOS? C'è la presentazione? La vedete oppure no? Sì, però alle slide, proprio interna PowerPoint. In chat che cosa dicono? Che si vede? Anche loro No? no. Vediamo se la facciamo così. In questo momento si vede? No. Neanche. Aspetta, magari ci vuole un po'. Magari sì, un attimo per arrivare. Ok, datemi solo un secondo. Certo. Riproviamo così. Vediamo adesso. Ok, a me risulta in condivisione. No, A voi no? no. Il bello della diretta, è il Dai, bello della diretta. va bene anche così, così almeno vedi anche la chat e magari puoi condividere molto Io meglio. però avrei bisogno di farla vedere, se no non c'è un senso, dobbiamo dare un senso a quello che facciamo. Solo un attimo, ci riprovo ancora una volta, se magari Dai, non prova. va. Se magari non va, allora vediamo di fare così e andiamo. Ok. Bene, allora che mi dite adesso? Adesso sì. Oh, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. È il bello della Ottimo. diretta. Ma sì, dai. Allora, prima di iniziare, abbiamo già questa bella presentazione Android contro iOS, questa bella schermata.
devo fare solo una menzione onorevole a chi purtroppo manca da questa classifica. Iniziamo col parlare due secondi proprio di Nokia. Nokia è stata la capostipite dei cellulari, se vi ricordate. Chi non ha mai giocato a Snake, chi non ha mai avuto l'ebbrezza di farsi rubare 2000 lire al minuto per andare sull'UAP nell'epoca d'oro dei cellulari, chi non ha mai provato a farsi la suoneria con i giornaletti che vendevano, vi ricordate? Nokia era un mondo particolare per questo mercato. Poi purtroppo Nokia, arrivato dopo il 2000, quindi parliamo del 2007-2008 all'incirca, ha avuto una forte perdita ed è sparita, diciamo, dal mondo dei cellulari. Nella menzione d'onore, purtroppo dobbiamo menzionare anche Microsoft, che ha avuto la sciagurata idea di comprarsi Nokia e di fare il Nokia Lumia con all'interno il sistema operativo Microsoft Windows. Quindi in teoria dovevamo avere nella sfida anche Windows Phone, però Windows Phone con i Nokia Lumia non hanno avuto un grande successo, infatti dopo qualche anno non ci sono più neanche sul mercato. Si sono affermati soltanto questi due sistemi, Android da un lato e iOS dall'altro lato. E adesso iniziamo, facciamo il nostro viaggio per spiegare un po' che cosa è successo, quali sono i pregi, i difetti di uno e dell'altro, e poi andiamo a dare delle conclusioni. Ricordo a tutti gli amici che ci stanno seguendo che se avete delle domande, delle affermazioni, oppure anche una vostra affermazione che volete fare, fatela verso la fine o mettetela nelle domande in maniera tale che poi la possiamo recuperare. Quindi, come direbbe il buon Maurizio Costanzo, sipario, eccolo qua. Diamo giusto dei piccoli cenni storici sia per quanto riguarda Android che per quanto riguarda iOS, così abbiamo un quadro completo della situazione. E iniziamo col dire che era il 2003 quando Andy Rubin, Rick Miner, Nick Searls e Chris White fondarono Android Inc., il cui scopo era quello di sviluppare dispositivi cellulari più consapevoli della posizione e delle preferenze del loro proprietario. Solo nel 2005, con l'acquisizione da parte di Google per una cifra vicina ai 50 milioni di dollari, quindi non bruscolini, che Android inizia a diventare un sistema operativo per dispositivi mobili con un kernel, cioè il cuore del sistema, era affidato a Linux. E sicuramente tra di voi nel pubblico ci sarà qualcuno che saprà che cos'è Linux, il sistema operativo, diciamo, più aperto rispetto a Windows, utilizzato molto anche nella ricerca e dagli studenti universitari. Cambiamo pagina. Per chiudere la storia di Android, il debutto del nuovo sistema operativo avvenne il 22 ottobre 2008, quando venne lanciato sul mercato l'HTC Dream, il primo cellulare con su Android. Da allora è iniziato un lunghissimo processo di aggiornamenti e miglioramenti che hanno portato Android a essere il sistema operativo più diffuso al mondo, con aggiornamenti costanti che negli ultimi anni hanno raggiunto una cadenza annuale, con minor release rilasciate tra una versione e l'altra. Potevamo non farvi vedere l'HTC Dream? Certo che sì, eccolo qua. Questo era il primo telefono con su Android. Ovviamente lontano anni luce da quello che abbiamo noi oggi. Vi ricordo che siamo nel 2008 e Android comunque era in fase, come dire, embrionale su questo tipo di terminale. Passiamo alla controparte. Ecco qua iOS e facciamo anche qui un piccolo cenno storico. Il sistema operativo iOS è diventato l'icona di un ampio target di persone che predilige semplicità e rispetto della privacy sopra ogni altra cosa in un dispositivo mobile. Si tratta del secondo sistema operativo mobile più diffuso al mondo, secondo soltanto ad Android. Quasi un terzo degli smartphone utilizzati quotidianamente ha a bordo iOS. Nel corso degli anni, l'iPhone è diventato il coltellino svizzero per eccellenza, un prodotto di tecnologia che può essere utilizzato egregiamente in ogni ambito,
strumento di lavoro, oggetto di svago, detentore dei nostri segreti, medium preferito di comunicazione e chi più ne ha più ne metta. Tutto ciò non sarebbe, come dire, possibile se l'oggetto in sé fosse soltanto un aggregato di silicone e componenti elettronici. Il successo di Apple e dei suoi prodotti mobili dipendono anche e soprattutto dal software che vi è installato sopra. Concludendo, in principio, quando fu lanciato il primo iPhone nel 2007, il sistema operativo fu chiamato originariamente iPhone OS. Nelle intenzioni di Steve Jobs, buonanima, iPhone OS era visto come un derivato di Mac OS X, tanto che fino al momento della commercializzazione non fu vista traccia del nome del software. La storia dell'iPhone è iniziata con la prima versione di iPhone OS, la quale mostrava feature molto avanzate per il periodo di rilascio, avvenuto nel giugno 2007. Alcune delle sue caratteristiche peculiari comprendevano uno schermo in grado di supportare il multitouch, una casella vocale integrata e la sinergia con iTunes, programma e piattaforma musicale che al tempo dominava il panorama delle vendite online di brani musicali. Ed ecco il primo iPhone, ve lo facciamo vedere anche per suscitare in voi qualche ricordo. Come abbiamo fatto vedere per il mondo Android il primo terminale, lo facciamo vedere anche per iOS. Ora analizziamo in una schermata quali sono i pro e i contro, dei due sistemi operativi. Quindi li mettiamo proprio a confronto uno con l'altro. Partiamo dal mondo Android. Carino il robottino. Vediamo prima i pro. Eccoli qui. Abbiamo delle personalizzazioni infinite, ed è vero, perché Android, vi ricordo che è un sistema open source. Open source significa a sorgente aperta. Ciò riguarda la personalizzazione non solo. Se voi siete bravi smanettoni, cioè coloro che sanno fare parecchie cose col cellulare, non solo i social e altre fesserie, ma cose un po' più serie, il telefono praticamente è in grado di farvi fare più o meno qualsiasi cosa. Tantissimi modelli e quindi ampia gamma di scelta. Ed è vero, si possono trovare dei cellulari a poco prezzo, di fascia media, di fascia alta. Ad esempio, c'è l'azienda che adesso negli ultimi anni sta salendo molto sul mercato, che è Xiaomi. Xiaomi, con soli 170 euro, vi portate a casa un telefono di fascia media, che comunque è un ottimo terminale, se ne vendono veramente a bizzeffe. Prima di Xiaomi c'era Huawei, che aveva quel posto, diciamo, privilegiato. Siccome Huawei ha fatto la cattivella nei confronti di Google, Google aveva messo delle regole ben precise sui componenti, Huawei diciamo che non ha rispettato in toto queste regole, la prima volta, la seconda volta, la terza volta, alla quarta volta Google gli ha messo il ban. Infatti i cellulari Huawei adesso non hanno più il permesso di avere tutta la suite dei programmi Google. Android, comunque essendo open source, lo possono tenere cellulare, ma non hanno più né il Play Store e né tutto ciò che riguarda il mondo Google. Poi abbiamo come terza, diciamo come terzo pro, sistema open source e quindi in costante modifica e aggiornamento, possibilità di gestire e trasferire i file in tutta libertà. Ed è vero, il mondo Android è un mondo molto molto libero. Ora vi faccio vedere una foto molto carina con l'evoluzione di Android degli ultimi 10-11 anni. La cosa simpatica di Android, se voi vedete sotto in basso a sinistra, è che per ogni nome dell'aggiornamento del sistema operativo abbiamo riferimenti a dolciumi per la stragrande. Vedete, nella versione 1.5 si chiamava Cupcake, poi c'è Donut, poi c'è Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich, sono tutti nomi di dolci. E un'altra cosa carina da notare, e che magari i più sapranno, è che se voi notate, i sistemi operativi in sequenza vanno in ordine alfabetico. La prima lettera è la C, nell'1.5, nell'1.6 la D, poi c'è la E, la F, la G, la H. Quindi seguono non solo quest'ordine, tra virgolette, dolciario,
ma seguono proprio l'ordine alfabetico, fino a che si sono stancati. Dopo Android Q, della versione diciamo 10, l'11 e il 12 hanno cambiato rotta, non seguono più l'ordine alfabetico nei dolci, ma hanno inteso Android come qualcosa di più serio e professionale. Tanto che se vedete gli ultimi loghi, dal 10 in poi, Android sembra un po' più serio e meno giocoso. Vediamo però, per ogni pro c'è sempre il contro. Vediamo che cosa, ahimè, non offre il mondo Android. Contro. Qualità della componentistica inferiore nella fascia più economica. Ovvio, non nelle fasce alte, ma nelle fasce più economiche di prezzo. Se voi prendete un cellulare a 120 euro, non vi aspettate mai delle prestazioni di un cellulare tipo il Samsung S22 che costa 1600 euro. Quindi non vi aspettate mai delle prestazioni eccezionali da quel tipo di componentistica. Minor facilità di utilizzo per chi non ha mai usato uno smartphone, ed è vero, poi lo vediamo dopo perché, proprio perché è un sistema open source, la sicurezza, ahimè, è più a rischio. E questo è verissimo ed è innegabile. Purtroppo il mondo Android è molto più facilmente affetto da malware e da, chiamiamoli tra virgolette, virus, anche se per la verità virus potenti nei cellulari sia Android che iOS si può dire tranquillamente che non ce ne sono. Piuttosto ci sono dei malware che vanno a generare un continuo aprirsi di finestre pubblicitarie fino a che il cellulare si blocca, si pianta, perché le richieste sono troppe. L'ultimo contro è la perdita più rapida di valore nel tempo. E credo proprio di sì. Un telefono che costa 170 euro, tra un anno e mezzo, avrà perso già la metà del suo valore. E purtroppo con i telefoni Android questo succede, almeno per la fascia medio-bassa. Però non credete, anche nella fascia alta di Samsung o di altre marche molto più importanti, succede questo. Dopo magari 2-3 anni dall'uscita del prodotto, lo troverete ad un prezzo molto minore. Vediamo adesso la controparte del mondo iOS. Vediamo i pro. Affidabilità del sistema. Ed è vero, il sistema iOS è molto affidabile. La semplicità di utilizzo, vero, e sicuramente chi ha un telefono Apple lo sa. Il mantenimento del valore di mercato. Sì, è una cosa verissima. Se voi prendete un iPhone, magari l'iPhone per dire, proprio prendiamo a riferimento quello che ho io qui ad esempio, c'ho l'XS Max, che comunque non è recentissimo, è già un po' vecchiotto, però nonostante quando è uscito sul mercato costava all'incirca vicino ai 1000 euro, adesso lo si trova ancora a 600, 500, 600 euro, quindi il valore di mercato, nonostante siano passati quasi 4 anni dall'uscita, è ancora molto alto. Qualità della componentistica elevatissima. Vabbè, questo ve lo posso dimostrare subito. Molto spesso tra gruppi, tra comitive, quando si esce, se c'è l'amico che c'ha l'iPhone, molto spesso gli amici chiedono, facciamo un selfie, però fallo tu che c'hai l'iPhone, che si vedono meglio le foto. Questo purtroppo è innegabile, perché iOS si fa pagare, però i componenti che ci sono sopra sono componenti molto, molto elevati. Vediamo una carrellata, come abbiamo fatto con Android, delle varie versioni. Diciamo che iOS è molto sbrigativa, nel senso che le versioni le ha associato un numero e va avanti così, quindi non ci sono cose simpatiche come nel mondo Android, anzi sembra sempre molto professionale. Passiamo ovviamente ai contro, per ogni pro c'è sempre un contro. Prezzo molto elevato già in partenza, e questa già è una grande pecca per chi non si può permettere un telefonino di questo calibro. E ciò fa capire che andandosi a infilare in quella fascia di mercato, cioè in una fascia dove bisogna spendere 1.600-1.700 euro per accaparrarsi
il miglior iPhone, insomma, non è una cosa che si può fare molto spesso. Poche varianti di modelli e possibilità di scelta limitata. Anche questo è vero, anche se ultimamente con gli ultimi due modelli di iPhone, il 12, il 13, si sono avuti diversi modelli. C'è il Mini, c'è il Pro, c'è il Pro Max, quindi comunque iniziano un po' a variegare i modelli per cercare di rientrare anche in altre fasce di prezzo e di mercato. Sistema chiuso e personalizzazioni limitate, vero, grande pecca. Non c'è tutta la personalizzazione che offre Android. Verissimo. Però, diciamo, questa è una definizione che danno molti informatici, il mondo Apple rappresenta una specie di gabbia a livello informatico, però è una gabbia dalla quale molto spesso poi, quando ci si è dentro, non si vuole più tornare indietro e non si vuole più uscire. Difficoltà a condividere file con altri terminali. Diciamo che questo contro, col passare del tempo, inizia più o meno a essere smentito, nel senso che Apple ha sviluppato comunque delle tecnologie, sia Bluetooth, Wi-Fi, che iniziano a consentire il passaggio dei file comunque tra un dispositivo e un altro che magari è Android. Ci stanno ancora lavorando, però siccome, come dice già sopra, che il sistema è chiuso, è ovvio che ci vorrà ancora del tempo e devono ancora arrivare dei modelli superiori per concederci questa funzionalità. Ora invece vi parlo del grande problema che affligge entrambe le categorie, in maniera tale da dimostrarvi ancora una volta che questo metodo di giudizio che sto usando io, per quanto tra poco magari per qualcuno potrà sembrare un po', come dire, ingiusto, in realtà è calibrato a seconda non solo della mia esperienza, poi dopo vi faccio vedere quando finisce la presentazione, perché comunque non ho vissuto sempre con un terminale piuttosto che con un altro, però ci tengo a farvi capire che il mio giudizio è molto obiettivo. Parliamo del grande problema dell'obsolescenza programmata, cioè quando gli aggiornamenti arrivano sul nostro terminale per andarci a rallentare il sistema. Una pratica che è stata usata fino al 2017, anno in cui la G-Com si è mossa e l'antitrust ha multato molte compagnie telefoniche, tra le quali Samsung e Apple, che hanno pagato delle sanzioni molto salate, e adesso le andiamo a vedere, diamo un cenno all'obsolescenza programmata e vediamo che cosa è successo. Vi siete mai chiesti perché i pezzi di ricambio per un elettrodomestico hanno costi elevati o sono difficili da reperire? Perché il computer o lo smartphone dopo pochi mesi è già diventato vecchio? La risposta è semplice e si racchiude in due parole: obsolescenza programmata. Si tratta di una politica commerciale adottata dalle aziende produttrici che ha lo scopo di accorciare la vita naturale di un prodotto, spingendo così il consumatore a comprare prima del tempo il modello nuovo. L'obiettivo è dunque acquistare frequentemente. Lo smartphone è uno dei prodotti più soggetti a questo processo di invecchiamento. Una volta acquistato, dopo un paio di anni, gli aggiornamenti di sicurezza non vengono più rilasciati. Le nuove applicazioni non sono più compatibili con il sistema operativo esistente e diventa così tecnologicamente vecchio. A tal proposito, a fine 2018, il garante ha sanzionato colossi come Samsung e Apple per aver aggiornato il firmware dei loro dispositivi mobili, causandone in modo significativo la riduzione delle prestazioni e alcune disfunzioni. E ora vediamo nello specifico che cosa è successo. Vedete, ci spostiamo in tribunale. L'obsolescenza programmata, presunta o vera che sia, è costata cara ad Apple e Samsung. L'antitrust eleva alle due aziende tech multe rispettive di 10 e 5 milioni, ad esito di due complesse istruttorie, recita la nota ufficiale dell'autorità. La G-Com ha accertato che le società del gruppo Apple e del gruppo Samsung hanno realizzato pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 24 del codice del consumo in relazione
stazione a rilascio di alcuni aggiornamenti del firmware dei cellulari che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli stessi. Quindi vedete un po' che cosa facevano per indurci a comprare. Samsung ha insistentemente proposto dal maggio 2016 ai consumatori che avevano acquistato il Note 4 immesso sul mercato nel settembre 2014 di procedere ad installare il nuovo firmware di Android denominato Marshmallow, predisposto per il nuovo modello di telefono, pensato un po', Note 7, quindi di ben 3 modelli superiori, senza informare dei gravi malfunzionamenti dovuti alle maggiori sollecitazioni dell'hardware e richiedendo per le riparazioni fuori garanzia connesse a tali malfunzionamenti un elevato costo di riparazione. Apple, invece, l'antitrust, ha contestato di aver insistentemente proposto dal settembre 2016 ai possessori di vari modelli di iPhone, il 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, rispettivamente immessi sul mercato nell'autunno del 2014 e 2015, di installare il nuovo sistema operativo iOS 10 sviluppato per il nuovo iPhone 7, senza informare delle maggiori richieste di energia del nuovo sistema operativo e dei possibili inconvenienti, quali spegnimenti improvvisi, che tale installazione avrebbe potuto comportare. Quindi pensate un po' che cosa si erano messi in testa. In pratica, il giochino di aggiornare al firmware più recente su un terminale più vecchio induceva la gente ad innervosirsi per la lentezza del terminale, per indurci così ad abbandonarlo in favore di un nuovo smartphone. Quindi vedete un po' che scorrettezza, erano delle pratiche scorrette. Vi sto facendo vedere che comunque non solo Android e non solo iOS, entrambi hanno giocato sporco e l'hanno pagata. Ora vediamo delle procedure che però servono per i due terminali, quindi sia per Android e sia per iOS, per fare certe cose. Io nei miei webinar voglio comunque che la gente sia ad un certo punto informata di tutto e contenta, in maniera tale da poter magari anche scoprire qualche piccolo segreto. Vediamo un po' queste due procedure che cosa riguardano. Partiamo con il mondo Apple. Lo scopo del jailbreak è quello di spezzare le catene e appunto evadere da questa high prigione, gioco di parole, in cui si trovano tutti gli utenti Apple. Effettuare il jailbreak essenzialmente sblocca gli iPhone, permettendo di installare app di terze parti che non sono sotto lo sguardo attento di Sauron Apple. Il market alternativo più famoso è senza alcun dubbio Cydia. Oltre alle app esterne all'App Store, si possono installare tweak che permettono di personalizzare gli iPhone, ad esempio modificare la home screen, aggiungere le impostazioni, sbloccare il Bluetooth, usare due app contemporaneamente o ridurre la dimensione dello schermo e della tastiera in stile Note di Samsung, opzione uso con una mano. Insomma, il jailbreak serve a togliere le limitazioni imposte da Apple e aggiunge qualche funzionalità in più, ma nei limiti di quanto permesso da un sistema operativo chiuso come iOS. La cosa bella è che abbiamo letto la teoria, però io sono uno che va molto sulla pratica. Guardate un po', partiamo in alto a destra leggendo che comunque se il vostro telefono è coperto da garanzia Apple, il jailbreak invalida la garanzia, quindi non consiglio assolutamente di fare l'operazione del jailbreak su cellulari Apple che sono coperti da garanzia. Non fatelo, perché sennò poi quando lo portate in garanzia Apple lo sa, se ne accorge e non vi fa passare il telefono, poi dovreste praticamente pagare di tasca vostra. Comunque, se invece voi volete fare questa operazione con un telefono Apple di cui ormai la garanzia è decaduta, se non volete impazzire tra le mille più guide sparse per il web, per effettuare il jailbreak, installandolo in automatico, come se fosse un normale aggiornamento di sistema, basta recarsi sul sito che vedete in sovraimpressione e scaricare il software. Facilissimo da usare, inoltre sul sito stesso ci sono tutte le
istruzioni che fanno al caso vostro. Mi raccomando, non ditelo in giro, vedete sotto c'è la faccina, non ditelo in giro. Vediamo invece nel mondo Android. Lo scopo del root è quello di diventare padroni assoluti del proprio dispositivo, di diventarne gli amministratori. Questo vuol dire che con i permessi di root potremo fare letteralmente qualsiasi cosa, ottenere caratteristiche esclusive di altri dispositivi, usare funzioni avanzate che agiscono in profondità sul sistema, accedere e modificare qualsiasi file contenuto sul nostro dispositivo anche nelle partizioni di sistema e molto altro ancora. Avendo il pieno controllo del proprio smartphone, sarà inoltre possibile sostituire il software flashando ad esempio delle custom ROM compatibili, magari con le ultime versioni di Android altrimenti precluse. Oltre al firmware, potremo cambiare anche il kernel adibito alla comunicazione software-hardware ed ottenere la possibilità di effettuare overclock del processore, senza contare che il root può essere usato per utilizzare trucchi, patch, per risolvere i più svariati problemi, dalla connettività, wifi, tethering, eccetera, alla batteria. In definitiva, il root non serve a spezzare le catene, ma a spalancare ancora di più le porte della personalizzazione. Sul root ci sono tante cose da dire, però negli ultimi tempi diciamo che è una procedura che con i telefoni più recenti la si può anche, come dire, scavalcare in favore di quello che state per vedere adesso. Sicuramente molti di voi lo conosceranno già, però per chi non lo conosce io vi lascio il relativo link. Parliamo di Aptoid. Aptoid è l'applicazione numero uno, è lo store alternativo al Play Store di Google, che non solo vi fa trovare le stesse app, quelle free, ma addirittura quelle a pagamento. Le potete installare in maniera completamente gratuita e sfruttarle appieno. Se non vuoi perdere tempo con guide inutili per il root di Android, scarica direttamente Aptoid, l'app store alternativo che vi consente di scaricare tutte le app del Play Store di Google, ma con una differenza. Su Aptoid trovate anche le app a pagamento da scaricare e installare sui vostri device in maniera totalmente gratuita e senza invalidare la garanzia. Sotto c'è l'indirizzo internet, chi vuole capire, capisca. Quindi vedete, abbiamo svelato dei segreti molto, come dire, intimi dei due sistemi e li abbiamo messi completamente a nudo. Detto ciò, ora passiamo alla classifica, quindi giudizi finali. Arriviamo verso la fine del discorso, quindi se state preparando delle domande o ce le avete in caldo, sparatele perché tra poco passeremo la palla a voi. Giudizi finali. Il mondo Android contro il mondo iOS. Prima categoria, componentistica. Su Android ho dato come voto 8 perché i componenti sono ottimi nella fascia alta, però nella fascia medio o bassa ovviamente si inizia un po' a perdere un po' di qualità. Quindi ho dato un 8. Tenete presente che io il 10 non lo do mai, quindi 8 già è un ottimo voto. Su Apple ho dato giusto un punticino di più per la questione dell'hardware veramente performante. Su tutti i telefoni Apple ci sono processori molto potenti, fotocamere potentissime che addirittura vengono usate anche per girare dei film. Cioè oramai i film si possono girare tranquillamente con un iPhone. Ma penso che chi ne mastica di tecnologia già lo sa. Quindi credo che non sia un giudizio molto, come dire, azzardato. Durabilità nel tempo. Ahimè, gli Android qui peccano e gli ho dato un 7 perché voi prendete il Samsung S22, tra un anno esce già l'S23, dopo un anno e mezzo all'incirca che avete speso magari una barca di soldi, Samsung decide già di abbandonare l'S22 in favore dell'S23. Queste sono mosse un po' che a me personalmente hanno stancato durante il corso degli anni perché vi incitano sempre a spendere soldi. Ad Apple ho dato 9, però attenzione, prima che mi sbranate vi do il motivo. Un telefono Apple come ciclo di vita parte dai 5 e può arrivare addirittura ai 6 anni,
Quindi cambiare il terminale una volta ogni 6 anni ha un suo perché. Cambiarlo ogni anno e mezzo, ogni 2 anni, un po' di meno. Diciamo che con Android bisogna avere dei portafogli molto capienti, con Apple altrettanto, però almeno si ha, diciamo, il premio di consolazione che il terminale non bisogna cambiarlo dopo 2 anni, ce ne vogliono 5, 6, a volte anche di più. Ah, poi durabilità, ho messo in conto anche il valore di mercato, cioè il valore di mercato di Android comunque scende molto rapidamente e molto facilmente, mentre quello Apple rimane sempre in piedi a certi livelli. La personalizzazione, qui è ovvio, già si capisce, ho dato il 9 ad Android perché è un mondo completamente aperto, poi con i giusti accorgimenti che abbiamo visto poc'anzi possiamo comunque portare il mondo Android a certi livelli. Invece ad Apple ho dato un bel 6 perché la personalizzazione è 0 su iOS, ve lo danno in un certo modo e dovete tenerlo sempre così con tutte le limitazioni del caso, a meno che non fate il jailbreak, però vabbè, io parlo sempre di terminali comunque originali, cioè con tutte le applicazioni e tutte le cose originali. E poi abbiamo la privacy. La privacy è vero che, diciamo, in Italia è uno scherzetto, è una barzelletta, però comunque ci sta e noi dovremmo, diciamo, essere in grado di osservarla. Nel mondo Android ho dato voto 7 per un motivo molto semplice. Siccome Android è un sistema aperto, diciamo che è un po' troppo aperto, aperto anche per il mondo dell'hacking. Quindi gli hacker generano delle applicazioni fasulle, una persona la installa inconsapevole e si becca magari dei malware. Quindi questo modo di fare a me non piace e nonostante tutto ho dato comunque un voto abbastanza alto, ho dato un 7. Su Apple, ahimè, ho dato il 9 perché comunque la privacy è uno dei cavalli di battaglia della Apple, se vi ricordate. Un caso molto recente, c'era un caso di omicidio o qualcosa del genere e dovevano riprendere dei messaggi da un telefono Apple. Pensate un po', nemmeno la Apple stessa sapeva dare indicazioni su come recuperare quei messaggi. Quindi se non è privacy questa, penso che insomma sia abbastanza, come dire, forte come indicazione. Ultima voce, facilità di utilizzo, cioè effettivamente quando noi lo dobbiamo utilizzare il terminale, come lo vediamo? Lo vediamo veloce, lento, facile da utilizzare, le applicazioni si raggiungono. Ho dato un 8 nel mondo Android, perché comunque è vero che l'utilizzo è molto, si è semplificato molto col passare del tempo. Le prime versioni di Android erano un pochettino più macchinose, un po' più complesse. Col passare del tempo però Android ha fatto dei passi da gigante. Il mondo Apple è stato sempre, diciamo, per la facilità di utilizzo un gradino leggermente sopra, nonostante sia chiuso come sistema e le personalizzazioni sono molto misere. Però almeno abbiamo la facilità di utilizzo, che effettivamente una volta imparato sapete che è sempre quella. E quando voi cambiate terminale, passate da un terminale piuttosto che un altro più nuovo, Apple, ritrovate sempre lo stesso modo di utilizzarlo. Mentre su Android, a seconda di come viene, come dire, modificato dalla casa che lo costruisce, il cellulare, magari le impostazioni, le voci, le trovate in maniera diversa. Su Apple questo non succede. Quindi, dulcis in fundo, se avete fatto già dei conti molto rapidi, è facile capire che il vincitore in questo caso è Apple. Però attenzione, infatti adesso lo dico, lungi da me, non voglio sembrare di parte. Attenzione, il mio parere non è legge, ma il frutto di anni e anni di esperienza con diversi tipi di device, con i due sistemi operativi. Quindi adesso possiamo discuterne assieme, anche con un occhiolino, diciamo, molto simpatico. E poi abbiamo qui, diciamo, si chiude
la nostra slide di riferimento. Vi ringrazio e vediamo adesso come affrontare il discorso con voi. Allora, fatemi chiudere la voce qui. Sì, così, ecco qua. Togliamo quel riflesso che può dare fastidio. E prima di... Allora, qualche... Scusami, concludo, sì, Maria Luce. Sì, sì, prego, prego. Grazie. Allora, prima di magari mettermi alla gogna o magari qualcuno ha dei giudizi troppo diversi dal mio, vi dico la verità. Questo è un terminale Android, è un LG, è un terminale Android. Questo è un terminale Android per darvi dimostrazione che in effetti il mio è frutto di anni di esperienza. Questo è un iPhone, il 5S, che adesso non è più supportato da Apple. Poi c'ho l'iPhone, questo qua, il 6S Plus, questo qui, che addirittura l'anno scorso si pensava che Apple lo dovesse mandare in pensione, invece no. Addirittura questo modello di telefono sono 7 anni che sta in piedi e lo abbandonano solo a settembre di quest'anno. Quando uscirà iOS 16, questo terminale verrà abbandonato. Però ancora qui sopra, nonostante il terminale vecchio di 7 anni, c'è ancora l'ultimo sistema Apple che gira per arrivare dolcissimo in fondo poi al terminale che uso adesso, che è un iPhone XS Max, e neanche 13 o 12 Pro, Pro Max, quindi un qualcosa di molto, diciamo, free, molto tranquillo, che ancora è supportato e verrà supportato da Apple almeno per altri 4-5 anni. Quindi non sono uno che spende tanti soldi, li spendo, diciamo, nel momento giusto e poi aspetto. Non sono uno, diciamo, molto affamato che ogni anno è l'ultimo ritrovato. No, perché sennò così io penso che non solo si perde il gusto, ma si perdono anche tanti soldi, sostanzialmente. Va bene. Dai, iniziamo con le domande. Vai nella sezione domande e scorriamo dalla fine, da Matteo. Quindi da Matteo. Allora, sì, mi piacerebbe conoscere la sua opinione su Windows Phone. Crede che siano state fatte delle scelte sbagliate in Microsoft e che ci fossero delle potenzialità anche considerando la posizione dominante del sistema operativo Windows in ambito desktop? Allora, Matteo, ti rispondo in una maniera unica. Microsoft in quel periodo ha fatto la sbruffona. Perché? Comprò Nokia e pensava già di aver messo in cassaforte il mercato del mondo dei cellulari. Siccome Nokia, fino, tu lo sai, negli anni 90, nei primi 2000, è stata la padrona, io ti dirò di più, nel 2008 la Nokia ha tirato fuori l'ultimo terminale chiamato Nokia N900, senza Microsoft, e io ce l'ho ancora quel telefono. Quel telefono mi ha permesso di fare qualsiasi cosa. E quando dico qualsiasi, io modificavo, scusate se lo dico, modificavo il PlayStation 3 attraverso quel cellulare. Era qualcosa di maniacale. E il sistema che c'era sopra si chiamava Maemo, era un sistema Linux. Perché Nokia poi non ha funzionato più? Prima di tutto, ripeto, Microsoft ha fatto la sbruffona in prima battuta. In seconda battuta, il sistema Windows Phone era molto acerbo, sembrava essere rivoluzionario, in pratica era molto mal organizzato, non raggiungeva neanche di un minimo la qualità che invece ha sui sistemi desktop. Personalizzazione scarsa, applicazioni che si trovavano e non si trovavano, molte cose non erano neanche compatibili, era un sistema molto acerbo. Microsoft ha giocato le sue carte, dal mio punto di vista, in un modo completamente sbagliato. E i Nokia Lumia, purtroppo, ne hanno pagato le conseguenze, uscendo molto presto dal mercato. Posso andare sopra con l'altra domanda? Vai, vai, prego, figurati. Allora, Andrea, vorrei conoscere la sua opinione su RIM BlackBerry, ok, da BBOS 7 alla magnifica BBOS 10, se hai mai avuto modo di utilizzarli, non per sentito dire, dato che erano nettamente superiori sia iOS che Android, ma ahimè la pill era lo stesso. Magnifica la loro tastiera fisica. Andrea, ti do ragionissima, io qualche modello BlackBerry l'ho avuto sotto mano, erano anni luce avanti, sia iOS sia ad Android. Poi la tastiera fisica a me è sempre piaciuta rispetto al touchscreen,
mi piaceva sempre l'idea di avere la tastiera sotto mano, la facilità di utilizzo, la gestione delle email era molto avanti anni luce rispetto ai due sistemi che abbiamo affrontato oggi. Però purtroppo tu sai che quando un sistema inizia a spargersi a macchia d'olio in una maniera impressionante, è molto difficile scalzarlo. Ti faccio un esempio stupido: WhatsApp e Telegram. Siccome WhatsApp è partito prima e la gente ormai ha imparato ad usare WhatsApp, difficilmente passeranno a Telegram, nonostante Telegram sia avanti anni luce rispetto a WhatsApp. Però purtroppo chi vince sempre è il cliente, è colui che utilizza il terminale. Allora, Ignazio Pio Scarpa, questo lo saluto, scusami se mi concedo il lusso, è un mio alunno dei miei corsi. Allora, Ignazio Pio, pensi che senza obsolescenza programmata saremmo arrivati a questa evoluzione digitale? Allora, io penso che l'evoluzione digitale, con o senza l'obsolescenza programmata, ci arriva comunque. Il problema è che si pensa solo unicamente agli introiti monetari. Pensate anche alle lampadine che comunque il filo di tungsteno, eccetera, eccetera, era fatto per non consumarsi mai. Eppure tutti coloro che producevano le lampadine mettevano un sistema che dopo un tot numero di ore doveva andare a spaccare il filo di tungsteno per fare in modo di avere un ricambio di lampadine. Quindi se già questa cosa, l'obsolescenza programmata, era nei tempi antichi, figuriamoci oggi. Ma io penso che l'evoluzione comunque si sarebbe avuta in un modo o nell'altro, perché erano loro stessi che capivano di non poter rimanere sempre a quello stadio e dovevano comunque avanzare. Allora, posso andare, vero Maria Lucia? Vai. Io ti chiedo perché... In autonomia, vai. Allora, Hamza Maimi, ok. Sarebbe bello sapere anche a livello di sviluppo di applicazioni come si distinguono i due mercati e qual è il più conveniente seguire. Conviene più approfondire lo sviluppo per Android o per iOS? Allora, bella domanda. Apple è rompiscatole, e te lo dico subito, a cuore aperto. Quando tu produci un'applicazione, Apple tiene conto anche dell'effetto visivo, dell'estetica. Quindi se tu fai un'applicazione dove non c'è il disegnino, l'animazione, la cosa carina, Apple non te l'accetta. Invece su Android molto spesso vedi che le applicazioni non hanno delle grandi interfacce, non hanno, diciamo, un'estetica meravigliosa, però il mondo di Google, diciamo, è più aperto. Quindi se tu sei una persona che sviluppa applicazioni, magari potresti fare così: inizia con il mondo Android, che è più facile da perseguire, mentre il mondo Apple te lo consiglio solo nel caso in cui tu ti senti di essere molto forte come sviluppatore, ma con Apple dovrai tener conto anche delle virgole e dei punti e virgola, se no le tue applicazioni non passeranno mai. E questo è perfetto. Francesco Di Cristino: salve, le vorrei porgere una domanda che mi è venuta in mente quando parlava del root. Achino, per quale motivo per eseguire il root su alcuni dispositivi bisogna sbloccare il bootloader? Allora, per una cosa molto semplice. Alcune informazioni a livello amministrativo del cellulare vengono messe, inserite nel bootloader, proprio per cercare di impedire quanto più possibile l'operazione del root. Arrivare al bootloader è molto difficile, quindi i programmatori hanno bisogno di più tempo per creare l'aggiornamento del softwareino capace di andare a sbloccare il root. Metterlo nel bootloader serve per tenere impegnati un po' di più i programmatori, che devono perdere tempo per rilasciare la versione funzionante. Tutto qua. Massimo Adani: se faccio oggi il jailbreak su un iPhone 5 o 6, posso avere dei vantaggi nell'utilizzo? Allora, sì, se lo fai su un 5 o un 6, sì, devi utilizzare dei tweak particolari che puoi trovare su Cydia, però nonostante il telefono non avrà iOS aggiornato all'ultima versione, comunque avrai parecchi tweak, parecchie funzionalità aggiuntive che arricchiranno il tuo iPhone e gli consentiranno di avere ancora vita, in maniera tale così di non abbandonarlo subito. Ok, è appena arrivata un'altra domanda, sì. Cioè atterrata adesso in tempo reale. Sì. Allora, vediamo. Andrea Anderlini:
Buonasera, sono disponibili sistemi per produrre codice compatibile con entrambe le piattaforme iOS ed Android? No, allora no, a livello universale no. I due mondi sono come due rette parallele, non si incontrano, e quindi o scegli qualcosa che va in una strada o qualcosa che va in un'altra. Non c'è qualcosa di universale, perché i due mondi, tu pensa, nonostante, la cosa paradossale è questa: Android ha il kernel Linux, pensa, anche iOS ha il kernel Linux, quindi in teoria la tua domanda è lecita, cioè si dovrebbe trovare qualcosa di universale per fare le applicazioni. In realtà purtroppo non è così, perché comunque ci sono in fase di sviluppo alcuni processi che vengono sviluppati in un modo e altri processi che hanno bisogno di seguire un certo tipo di passo, un certo tipo di sviluppo. Ok, sei velocissimo Massimo. Abbiamo già finito le domande. Mi sono allenato. Vuoi concludere? Vuoi dire un'ultima cosa su una curiosità, un aneddoto, un qualcosa per in conclusione? Allora, allora come aneddoti posso darti un aneddoto, diciamo, un po' simpatico, che magari però può risultare un po' così. Allora, proprio con questo terminale, questo qui con un Samsung Android, no? All'epoca quando uscì era uno dei più performanti, e ovviamente poi a una certa con le amicizie, no? Si fa il figo, no? C'ho la fotocamera per il buio, megapixel, cose. Quando poi ho preteso di fargli la modifica, qui sopra, perché la garanzia era decaduta, e feci il root, mentre ero con gli amici, facevo il figo, sai, ah, facciamo le foto così, come la vuoi, dritta, blah, blah. Ad un certo punto il terminale mi si spegne, sul più bello, mentre stavo facendo le fotografie. Pensate un po', il root aveva inibito tutte le funzioni, cioè praticamente da fare il figo mi sono ritrovato poi a dover riformattare il cellulare da casa e ricominciare tutto da capo. Quindi non è sempre tutto oro quello che luccica. Chiudo, magari, più che con un aneddoto, ti dico, svelo ai nostri amici il formato dei file compatibili in fase, diciamo, di installazione aggiuntive, capiamoci bene, sia per Android che per iOS. Nel mondo Android, i file che dovete trovare su internet per installare le applicazioni, diciamo quelle a sgamuffo, è il formato APK. APK, e ci sono innumerevoli siti che ve li forniscono. Invece per iPhone o per iOS cambia un po' la voce, il file si chiama IPA, e ci sono anche in questo caso siti magari meno numerosi, però che forniscono anche loro un po' di programmi all'amicizia, diciamo così. Ok. Intanto, nel frattempo sono arrivate altre due domande di Marco. Ok, vuoi che le possiamo rispondere? È ancora presto. È ancora presto, va bene, sì, noi aspettiamo le domande. Allora, Marco Inglese, cosa bisogna fare per fare il root a dispositivi bloccati dove il fastboot è bloccato e non ci sono tool disponibili? E ZTE, nel mio caso, ti ignora dicendo che hai accettato l'EULA, mica soffessi. Anche se sei costretto ad accettare per usare il telefono, purtroppo conosco già la risposta, ma sono aperto ad altri pareri. Allora Marco, la risposta te la do subito. In alcuni tipi di dispositivi il root non è consentito proprio, non solo perché accetti l'EULA, ma la verità perché all'interno dell'hardware c'è scritto un codice particolare con un alto criptaggio, quindi non si può andare a modificare. E non lo sanno fare neanche loro in azienda, quindi è inutile che li tempesti di mail, non ti risponderanno mai. Però puoi comunque raggirare l'ostacolo installando le applicazioni, prendendole da internet, oppure installando Aptoide, quell'applicazione di cui abbiamo visto un attimo fa la slide. Se tu installi Aptoide sul tuo cellulare, hai comunque uno store totalmente aperto dove puoi trovare le app, sia quelle gratis del Google Play Store, oppure quelle a pagamento, quindi poi sei tu quello che devi fare. Però il root per quel tipo di marca non lo puoi fare, te lo dico in amicizia. Poi Alessandro Nocitra, anche questo è un mio alunno, perché le foto degli iPhone sono migliori nonostante i telefoni Android hanno molti più pixel? Da cosa dipende?
Allora, il mondo della fotografia è un mondo molto vario. Nelle fotocamere degli iPhone ci sono un sacco di filtri in più, proprio hardware, cioè non i filtri, quelli che usiamo noi magari su Instagram per apparire più belli, no. Sono proprio dei filtri hardware che vengono messi davanti alla lente per fare in modo di avere delle prestazioni molto più elevate. Facciamo un esempio. Se noi prendiamo una macchina fotografica reflex, che sono le migliori e quelle che costano di più, difficilmente vi faranno delle foto orribili, anche se magari non siete esperti in campo fotografico. Perché questo? Perché davanti alle reflex, davanti agli obiettivi, mettono dei filtri molto più grandi, molto più costosi, che servono proprio per far apparire le foto in una maniera ottimale. Molto spesso, su altri tipi di terminali, sì, mettono qualcosa di qualità, però iOS, Apple e sull'iPhone tentano sempre di mettere l'ultimo ritrovato della tecnologia. Ripeto, come ho detto un attimo fa, addirittura con l'iPhone adesso girano anche i film, quindi sono delle telecamere molto, molto potenti. Scusami, ti faccio andare in chat perché Marco ti ha risposto, se magari vogliamo approfondire. Allora, Marco Inglese, la domanda di prima. Lo so, ma c'è differenza tra installare app come guest e avere accesso root al terminale. E lo so, Marco, lo so bene, però tu potresti fregarli in un altro modo cambiando terminale. Così ci puoi fare il root, puoi fare quello che vuoi. Capisco che nel 2022, con la benzina che aumenta, la corrente che aumenta, tutto aumenta tranne gli stipendi al lavoro, ti capisco che non è facile cambiare terminale, però è una cosa a cui purtroppo ad una certa ci dovrai pensare se vuoi tornare a fare, ad avere questo, diciamo, mondo ancora più aperto. Io ho capito quello che tu vuoi fare e lo comprendo, perché anch'io l'ho fatto su diversi terminali, però purtroppo con quello che tu hai, ahimè, non puoi, quindi dovrai attendere. Ok, vediamo se aspettiamo qualche istante, se c'è qualche altra domanda. Nel frattempo io condivido in chat anche il nostro canale YouTube, dove da domani mattina ci sarà la registrazione anche di questo webinar, quindi potete tranquillamente rivederlo. Vediamo se c'è, ecco, ci sono altre due domande. Mi dispiace soltanto che non siamo riusciti, durante la lettura della slide, non sono riuscito a tenere sott'occhio la chat. Sto cercando di recuperare qualcosa, però arrivano le domande nuove, quindi devi lasciare per andare. Ok, Marco. Allora, Abundu. C'è anche Marco. Fai Marco. Okay, Marco Lamia. Allora, secondo te, dopo l'errore di Windows 8 per i cellulari, avranno risolto con Windows 10 Phone? Marco, ti devo deludere, Windows 10 Phone non esiste. Windows Phone esisteva per i Nokia Lumia, ma come ho detto all'inizio, in menzione d'onore, è un sistema che non si trova più. I Nokia Lumia sono usciti dal mercato, non si trovano più altrettanto, e Microsoft ha chiuso i battenti con quel ramo, quindi per il momento si è fermata. Non sappiamo se ritornerà mai nel mondo dei cellulari. Io spero vivamente di no, perché ormai sembra che Android si sta incamminando sulla buona strada del diventare, diciamo, il sistema che ormai verrà adottato su tutti i tipi di telefoni, però mai dire mai, mai dire mai. Allora, vediamo Abu. Ciao Massimo, sono Abu, vorrei farti una domanda per Apple. Ce l'ha sempre contro Facebook e Google? Allora, forse non ho interpretato bene io la domanda, però dice Apple ce l'ha sempre. Ah, ok, proprio come cattiveria, cioè Apple ce l'ha. Allora, è ovvio, caro Abu, che le due aziende non si vedono di buon occhio, sono avversarie. Ciò che fa Apple non piace a Google, ciò che fa Google non piace a Apple. Alcune applicazioni per becero denaro ci sono su entrambe le piattaforme. Però se tu ti ricordi, ed è un fatto molto recente, mi pare dell'anno scorso, c'era l'applicazione Clubhouse che per un certo numero di tempo, per un certo periodo di tempo, scusami, era presente solo su iPhone, perché Google non aveva dato i permessi per averlo. Poi, dopo una lunga contrattazione, è arrivato Clubhouse anche su Android,
però all'inizio Noci da solo su iPhone. Queste è vero, sono cose che a me non piacciono molto, però è il mondo purtroppo della concorrenza, a volte sleale, a volte più leale, è così. Allora, arrivano, mi piace Maria Lucia, arrivano domande come se non ci fosse un domani. Pensare che io credevo che non fosse tecnica come lezione o come webinar. Allora, Carmen Sentino, una domanda per gestire device Android con piattaforma MDM gratuita, è possibile? Allora, sì, Carmen, è possibile gestire device Android con la piattaforma MDM, però gratuita, no, non credo che ci siano. Devi dare un occhio, su questa cosa non sono molto ferrato, però dalle conoscenze che avevo a riguardo, le MDM non sono molto gratuite, le trovi sì, ma le trovi a pagamento, non so se le metteranno gratuite. E poi, grazie a te per la domanda. BA, vedi concorrenti per il futuro, per i due attuali contendenti? Vuoi sapere la verità, BA? Allora, l'unico contendente che poteva battagliare con queste due compagnie era BlackBerry, e ne abbiamo parlato con una domanda dell'inizio. BlackBerry purtroppo ha avuto la sfortuna di arrivare in Italia in un periodo dove Nokia la faceva da padrone, tutti avevano il Nokia. BlackBerry ce lo avevano soltanto rappresentanti di aziende, ed era usato più in campo aziendale, non in campo, diciamo, casalingo, ecco. Quindi BlackBerry ha strizzato sempre molto l'occhio al mondo aziendale, tanto che in Italia ormai è sparito come marchio, non lo si sente più, però lo si sente molto ancora in America. In America BlackBerry non arriva né ai livelli di Android né ai livelli di Apple, però c'è, e comunque c'è ancora una nicchia di persone che lo usano. Arrivano, Maria Lucia, arrivano, posso continuare? Vai pure. Vado, dai, le ultime. Allora, Edoardo Borgesi, che cosa ne pensi, sotto, che cosa ne pensi di Huawei che è stata esclusa dal mondo? Allora, Edoardo, questo è il problema delle aziende che iniziano a farsi un nome, lo fanno degli ottimi prodotti, te li vendono a poco prezzo, poi si montano la testa. È quello che è successo con Huawei. Dico io, le altre aziende sono più stupide, che devono seguire certe linee di comportamento che Google non è che chiede di seguire, ma obbliga a seguire, per fare in modo che tutto funzioni correttamente. Allora, se già, cara Huawei, sei stata presa con le mani nella marmellata una volta, ti hanno detto non fare venire i componenti per il tuo cellulare da quella nazione, e tu li fai venire la prima volta, la seconda volta, la terza volta, puoi capire che poi a una certa Google si è stancata e ha tolto la spina a Huawei. Ora, l'azienda che ha preso il posto di Huawei è Xiaomi. Xiaomi adesso, se ve lo ricordate, sta avendo un'ascesa incredibile come ai tempi l'ha avuto Huawei. Huawei si è rovinata con le sue stesse mani. Xiaomi invece sembra un po' più furba, ha capito che è meglio starsi calmi, guadagnare il giusto, creare quante più cose possibile. Infatti esiste di tutto Xiaomi, il posacenere Xiaomi, la maniglia Xiaomi, esiste di tutto Xiaomi, e hanno capito che tenersi buona un'azienda come Google porta dei vantaggi. Poi, Abu, di nuovo, tu credi che Nokia potrebbe tornare come era prima? Mai più. Nokia si è di nuovo rilanciata sul mercato con dei telefoni Android senza nessun partner, per fatti suoi, ma non hanno neanche lontanamente raggiunto un risultato, perché in buona sostanza hanno tirato fuori dei terminali di fascia bassa o media. Di fascia alta Nokia non ha tirato più niente fuori, e io non credo che da ora a lungo termine sentiremo parlare di nuovo di Nokia. Ci vorrà tanto tempo e soprattutto tanto coraggio, devono tornare con una novità, con qualcosa di impressionante, allora potrebbe tornare di nuovo a far parlare di sé, ma per il momento no. Allora, credi, dove sta?
aspettate che sono arrivate tante domande, addirittura è sceso. Allora, Marco Lamia, credi che Huawei possa creare un sistema operativo tutto suo? Sì, non credo, ne sono convinto. C'è un sistema che si chiama Fuchsia OS. Questo sistema Fuchsia OS è di Huawei, casa proprietaria Huawei. Lo stanno piano piano provando ed implementando nei nuovi device che usciranno. Quando sarà disponibile, lo daranno a tutti. Solo che però questo Fuchsia OS ovviamente non avrà il mondo Google al suo interno, non ci sarà. Poi Andrea, no veramente, RIM BB è definitivamente fuori mercato. Da inizio 2022 OS 10 è end of life, non c'è più hardware in vendita. Sì, è vero Andrea, l'abbiamo detto, credo, prima ne ho parlato, OS 10 è fine vita. Quindi qua ti ho già risposto alla velocità della luce, hai detto tu quello che c'era da dire. Giovanni Petrella, non ho capito, per Google Huawei non poteva prendere componenti in Cina? Questo è il problema, mi sembra un problema politico. Sì, Giovanni, in buona sostanza sì, era un problema legato a una policy aziendale. I componenti dovevano arrivare da certi tipi di paesi e non da altri. Huawei ha fatto orecchie da mercante, le hanno tirato le orecchie più volte, alla fine si sono stancati di tirare l'orecchio, evidentemente non ne potevano più, e hanno deciso di mollare il corpo. Li hanno bannati, e se vuoi ci sono tutta una serie di articoli che puoi leggere proprio su Google, fai una ricerchina, li trovi e trovi tutta la storia. Marco Inglese, ma il sistema operativo di Huawei non era Harmony OS? Forse ha cambiato nome? Sì, era Harmony OS prima, ora invece si chiama Fuchsia OS. E poi anche qui ti invito a fare una ricerca, scrivi sul motore di ricerca Huawei Fuchsia OS e lo troverai e vedrai tutti i vari cambiamenti, come si sta evolvendo, eccetera, eccetera. Va bene. Allora, no, adesso non ce ne sono più domande, le abbiamo evase tutte. Incredibile, non pensavo di riuscirci, ce l'abbiamo fatta. Allora, Andrea Sotto c'ha un chiarimento, dice Fuchsia non è di Huawei, è di Google, Huawei Harmony OS. Va bene, allora può darsi che se tu hai controllato su Google magari mi sono confuso, quindi uno dei due, magari non ricordo con esattezza. Ah ecco, vedi, ci ha mandato l'articolo, allora mi sono confuso io. Quindi Fuchsia è di Google, Harmony è di Huawei. Ragazzi, ogni tanto ho capito, non è che ho fogli qui che mi dicono quello che devo dire, sta tutto qui dentro, ogni tanto qualcosina può anche sfuggire, è normale. Maria Luce, hai zittito il tuo microfono? Ok, scusami, poi sono anche molto attenti i nostri utenti, certo, mi piace normale, anche per quello. Grazie mille, grazie Massimo per questo webinar, grazie a voi per essere grazie stati a voi. Qui questa sera. Noi ci vediamo prossimamente e con voi in linea ci vediamo al prossimo webinar. Buona serata a tutti da Rete Informatica Lavoro, da tutti noi. Grazie. Buona serata. Ciao Massimo. Ciao.